Questa mattina presso l'Aula Magna Vincenzo Cuoco dell'Unimol ospite l'inviato delle Iene Filippo Roma, che ha supportato una lezione sul diritto all'immagine e diritto all'informazione come delicato bilanciamento costituzionale. Diversi punti sono stati trattati ed approfonditi sul tema dell'appuntamento organizzato dal professor Francesco Bocchini, docente della Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Unimol. Un'occasione non solo di formazione e discussione, ma anche di riflessione e confronto che si è proposto di analizzare il sempre attuale tema del rapporto tra il diritto all'immagine e il diritto all'informazione, requisiti fondamentali per la democrazia costituzionale del nostro paese. Partiamo da uno stato un po' di incoscienza, prendiamo e partiamo, senza troppo conoscere le normative, perché abbiamo un solo scopo, abbiamo una verità da raccontare al pubblico, lo volevo fare nel modo più divertente, più profondo, più completo possibile e dobbiamo farlo a tutti i costi. E quindi in certi casi non ci stiamo troppo a preoccupare del diritto all'immagine, del diritto alla privacy. Cioè, prendiamo questa telecamera e andiamo, perché c'è un motivo, non perché siamo dei folli, perché abbiamo in mano una notizia, una verità, un fatto, un interesse pubblico a cui chieder conto a un personaggio notorio. Quindi noi ci appropriamo dei personaggi come niente fosse, cioè noi possiamo arrivare a intervistare dal Presidente del Consiglio Renzi a Maradona senza chiedergli il permesso, perché la caratteristica del nostro programma, ahimè per chi viene intervistato, è quello di arrivare a sorpresa, cioè le persone non si aspettano che un giorno arrivino le chiedere, perché se noi telefonassimo a quella persona dicendo guarda ti voglio intervistare, la risposta sarebbe molto semplice, no. Perché chiunque sa che quando arriva la Iena arriva a farti una domanda scomoda e che riguarda te. Filippo Roma, tramite la sua esperienza da inviato delle Iene e non solo, ha offerto ai presenti una sua chiave di lettura oltre ad una sua testimonianza sui diversi aspetti affrontati durante la lezione.